Con la sua musica ha contribuito all'immortalità di molti film, facendoli rimanere impressi nell'immaginario collettivo di tante generazioni. Fotogrammi impercettibili entrati nel mito del cinema mondiale. Era innamorato della musica Ennio Morricone e la sua immensa bravura nasce e si moltiplica a partire dal rispetto che aveva nei confronti delle sette note. Musica per il cinema, certo, ma non solo, visto che suoi sono gli arrangiamenti di alcuni dei grandi successi della nostra musica leggera, da Mina a Gianni Morandi. Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più. Pignolo il Giusto, alla frequente domanda che gli veniva fatta sul segreto della sua unicità nel panorama mondiale musicale, rispondeva semplicemente: per prima cosa, la musica bisogna scriverla bene, il resto verrà. Ma il resto per lui non erano necessariamente i premi, e ne ha vinti tanti. Era la consapevolezza di aver creato un suono unico, irripetibile, avvolgente. E allora buon viaggio, maestro. Che la terra ti restituisca la leggerezza che hai saputo donare a tutti noi.